Il Consiglio Comunale di Oristano ha approvato all'unanimità una mozione firmata dai consiglieri della minoranza di centro-sinistra che impegna il sindaco e la giunta ad esprimersi incondizionatamente, continuando con l'impegno profuso a sostegno della salute pubblica per il suo rafforzamento, sviluppo, finanziamento e radicamento territoriale e a proseguire le azioni e gli interventi nei confronti dell'amministrazione regionale e di chi governa la sanità per rappresentare le esigenze del territorio e delle sue componenti sociali e professionali. Carla della Volpe di Oristano Più ha illustrato i contenuti del documento evidenziando le criticità dell'ospedale San Martino causate dalla carenza di personale che determina una situazione di costante affanno, l'insufficiente numero di medici di base e di pediatri nel territorio provinciale, il servizio di guardia medica che continua a funzionare a singhiozzo, gli ASCOT che aprono pochi giorni alla settimana, gli elevati tempi di attesa e la sospensione di moltissime prestazioni, alcune anche legate a patologie gravi, la continuità assistenziale ridotta ai minimi termini che rischia di non assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Roberto Pisano di Oristano al Centro ha sottolineato come, a fronte di una gravissima mancanza di medici, sindaci e la regione non siano nelle condizioni di risolvere i problemi della sanità. Per Efisio Sanna, di Oristano Più, si stanno facendo i conti con una politica sanitaria disastrosa, frutto di decenni di errori commessi dalla politica. Sempre meno servizi sanitari nell'Oristanese. Il servizio di continuità assistenziale fa acqua da tutte le parti. La Direzione Generale dell'ASL 5, la struttura semplice dipartimentale integrazione ospedale e territorio hanno comunicato che nel fine settimana non saranno coperti alcuni turni delle guardie mediche di Oristano e Cabras. Per quanto riguarda Oristano, il turno di sabato 30 marzo dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo. Risulterà scoperto anche il turno diurno e notturno di domenica 31 marzo. Invece, per quanto riguarda Cabras, il turno diurno dalle ore 8 alle ore 20 e dalle 20 alle 8 del giorno successivo di domenica 31 marzo. In caso di necessità ci si può rivolgere ai punti di guardia medica limitrofi. Altra nota dolente è la pediatria, situazione che sta lentamente precipitando. Intere famiglie in difficoltà in attesa di risposte da parte dell'ASL 5. Sono giorni cruciali per la composizione della giunta regionale, con il presidente Alessandra Todde impegnata a chiudere il cerchio delle nomine e dei conseguenti incarichi. In questi giorni l'orientamento è quello di imprimere un'accelerata per rispettare i tempi che ha annunciato entro il 10 aprile riunione del Consiglio regionale e presentazione dell'esecutivo. Intanto i partiti proseguono il confronto interno, che è uscito vincente dal confronto elettorale, prefigura una linea che deve trovare continuità nel turno elettorale che presto interesserà i comuni di Cagliari, Sassari e Alghero, nei quali viene auspicato un ribaltamento di posizioni. Questo è l'obiettivo da raggiungere attraverso la replica del campo largo che alle regionali ha consentito la elezione di Alessandra Todde, meno bene il risultato politico dei voti di lista. Per i partiti e i movimenti usciti sconfitti dalla corsa alla presidenza è il momento della riflessione. Con i sardisti riuniti a Ghilarza che hanno fissato il proprio congresso e la celebrazione ad Oristano dei 103 anni di fondazione del partito, mentre Renato Solu Amilis ha annunciato la tessitura di una tela che deve consolidare il suo movimento. Anche quest'anno il comune di Oristano sarà protagonista del patto per la lettura. La giunta Sanna ha infatti deliberato su proposta dell'assessore alla cultura Luca Faedda l'approvazione del documento che punta a integrare le risorse cittadine per stimolare la lettura. A Oristano il patto per la lettura è stato firmato per la prima volta nel 2020. Ha evidenziato il sindaco Massimiliano Sanna, che per primo da assessore alla cultura in quegli anni incoraggiò la firma del documento da parte di dirigenti scolastici, associazioni culturali, editori, rappresentanti di enti e istituti che a vario titolo si occupano di cultura in città. Oggi come allora vogliamo riconoscere l'importanza della lettura e incoraggiare ogni forma di promozione, ha osservato l'assessore Luca Faedda. Una città che legge garantisce ai suoi abitanti l'accesso ai libri e alla lettura attraverso biblioteche e librerie.
librerie, con festival, rassegne o fiere che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori. Partecipa a iniziative di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie e associazioni. Aderisce ai progetti del Centro per il Libro e la Lettura. Si impegna a promuovere la lettura attraverso la collaborazione tra enti, scuole e privati per realizzare pratiche condivise. L'adesione al patto è possibile in qualunque momento attraverso l'invio del modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune e della Biblioteca Comunale per posta elettronica protocollo@comune.ristano.it o istituzionale@pec.comune.ristano.it oppure con consegna a mano presso la Biblioteca Comunale di Oristano. Dopo le ennesime manifestazioni di malcontento sfociate nell'incendio dei materassi, all'interno del CPR di Macomer è tornata la calma. Intanto la Protezione Civile ha disposto un certo numero di tende per sopperire al danneggiamento dei locali. Abbiamo chiesto al sindaco Riccardo Uda un parere sull'episodio. Penso che il disagio si sta manifestando. Ci sono stati più esempi in quest'ultimo periodo. Probabilmente quello più rilevante è stato quello che si è verificato domenica sul lunedì, che ha determinato l'intervento anche della Protezione Civile perché gli utenti del CPR potessero avere un luogo dove dormire stanotte. E cosa ne pensa del CPR in se stesso? Il CPR è una struttura, è stata ideata, si diceva, di una detenzione amministrativa che secondo me è una finzione giuridica. Il CPR è il, lo dice la parola stessa, centro per il rimpatrio, dove le persone che si trovano in una determinata regione vengono accompagnate per essere rispedite nella patria di origine in quanto sono, si trovano illegittimamente in Italia. Il CPR poteva essere una buona intuizione, ma fondamentalmente, proprio perché detenzione amministrativa non si capisce cosa voglia dire, non c'è effetto riabilitativo perché non c'è una pena, non si sa perché ce ne siano 10 su 20 regioni quando invece per legge era prevista che ogni regione dovesse essere dotata di un CPR. Non ci sono sanzioni apparenti, almeno per quello che so io, per quelle regioni che non hanno dato seguito alla legge. Non ci sono situazioni di, chiamiamole, premialità, senza essere frainteso, cioè con una serie di strutture che possano agevolare anche la vita di coloro che devono essere rimpatriati nei luoghi dove i CPR sono stati istituiti. Io penso che si sia voluto fare con una spesa enorme un po' il tappare la bocca a tutti, ma creando delle serie difficoltà, lo sapete a chi? Agli ultimi dalla terra, a coloro i quali stanno venendo in Europa perché abbagliati probabilmente da false illusioni che sono quelle di una terra ricca, di una Eldorado dove possono cambiare la vita. Non si capisce perché adesso ci debba essere una detenzione amministrativa con le riforme lunga 18 mesi dove vieni parcheggiato senza che ci sia nessuna funzione riabilitativa, ma è in attesa di essere espulsi. Ma poi le espulsioni ci sono davvero? Io me lo chiedo, non ho dati in questo senso. Le ricerche della signora Concetta Reale proseguono senza sosta con la costante operatività dei militari dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco che curano in maniera capillare le attività nel territorio di Zerfaliu, anche con l'impiego di cani molecolari e droni, sotto il coordinamento della Prefettura di Oristano che ha attivato prontamente il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. L'ASL Oristano comunica che l'ambulatorio Ascot del comune di Milis per il mese di aprile seguirà il seguente calendario. Mercoledì 3 aprile dalle ore 9.30 alle ore 14.30. Mercoledì 17 aprile dalle ore 9.30 alle ore 14.30. In Sardegna, nonostante le incertezze dell'economia e l'aumento dei prezzi delle materie prime, nella settimana di Pasqua non si rinuncia ai prodotti della tradizione, soprattutto dolciaria.
le casadinas, le ricottine, le pardulas, senza contare le colombe, le uova di cioccolato e gli altri dolci tipici sardi sono solo alcuni dei prodotti offerti dalla biodiversità agroalimentare sarda ad elevata vocazione artigianale, che comprende 243 specialità tradizionali, caratterizzate da metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo. Ogni dolce realizzato con cura e maestria artigianale è anche un simbolo di condivisione di legame familiare, hanno affermato Fabio Mereu e Daniele Serra, presidente e segretario di Confartigianato Sardegna. Il Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti e Produzioni Zootecniche dell'ASL 5 d'Oristano, diretto dal dottor Giuseppe Sedda, ricorda che sono aperte le iscrizioni per il corso per il rinnovo del patentino per il trasporto di animali vivi, organizzato in collaborazione con la Confcommercio di Oristano. Le lezioni si svolgeranno nella sede oristanese della Confcommercio. Il Comune di Zediani, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL 5 d'Oristano, rende noto che martedì 9 aprile, dalle ore 15.30 alle ore 16.30, presso i magazzini comunali in via Giuseppe Mazzini numero 22, si terrà un pomeriggio di microcipatura gratuita per cani e gatti. La registrazione nella banca dati è obbligatoria e deve essere fatta entro 10 giorni dalla nascita o dall'acquisizione del cane. La mancata identificazione e iscrizione all'anagrafe è punita con una sanzione amministrativa.